Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, benvenuti qui sul canale Planet Spin Fishing. Oggi vi porto con me in una battuta di pesca a spinning in mare. Vi porto a Napoli, in uno dei posti più belli che abbiamo nel capoluogo campano. Che dire, speriamo di divertirci, speriamo di fare anche qualche bella cattura. L'obiettivo di oggi è il barracuda, ma l'importante che ho di oggi è scappottare e prima di tutto ancora speriamo di rilassarci e di farci un paio d'ore in riva al mare aspettando il tramonto. Vediamo come va questa battuta di pesca, venite con me in questo video. Andiamo! Finalmente ce l'ho fatta, sono arrivato sullo spot. Questa è la punta più estrema verso nord del Golfo di Napoli. È comunque uno dei migliori spot che abbiamo qui nella zona per la pesca in mare, per la ricerca dei predatori, ma non solo, è uno dei posti ideali anche se intendiamo pescare cefalopodi come la seppia e soprattutto il calamaro nei periodi autunnali e invernali. Poi dipende anche un po' dalle stagioni, perché ogni anno ormai è sempre diverso dall'anno precedente e quindi c'è sempre da reinventarsi qualcosa. Allora, la battuta di pesca di oggi è indirizzata principalmente al barracuda, quindi proverò all'inizio con dei jerk medi intorno ai 130-140 mm per poi salire andando incontro alla notte come sempre con i modelli più generosi, prendendo artificiali, innescando artificiali da 170-180 fino a 210 mm. Facciamo una sessione di lanci, iniziamo a vedere se c'è attività di pesci e andiamo incontro al tramonto. Condizioni di mare sono abbastanza calmo dopo le mareggiate dei giorni scorsi, l'acqua non è molto chiara rispetto a quello che troviamo solitamente qua, dove l'acqua è cristallina, quindi è chiara ma non come di solito, okay? E questo è positivo per quanto riguarda la pesca e non ci resta che fare dei lanci e vedere se c'è il nostro amico predatore qui nei dintorni. Vediamo come va la battuta, dai, andiamo a pesca. Faccio prima qualche lancia con questi jerk e poi vorrei fare anche una scandagliata qui sul fondo per capire quanti metri ho. È tanto che ci manco qui, quindi ho perso un po' i riferimenti. I pesci che possono girare qua sono soprattutto il barracuda. E poi può girare qualche tunnide, qualche palamita. Ovviamente dipende anche un po' dalle stagioni in cui siamo in pesca. Diciamo che per quanto riguarda la pesca in mare qui a Napoli è uno spot dalle grandi potenzialità, ma la crisi di pesce che stiamo vivendo negli ultimi anni, la crisi proprio di presenza di pesce che stiamo vivendo negli ultimi anni, ha raggiunto anche questo spot. Vediamo se ci regala qualche sorpresa. Inizio con questo jerk, recupero media velocità
intervallato con qualche gercata. Faccio una serie di lanci a ventaglio nello spot per non lanciare sempre nello stesso punto. Attività predatoria in superficie zero. Ora innesco un jig che mi è stato dato in prova da Temu. È un micro jig che potrebbe comunque stimolare qualche predatore, non di grandi dimensioni, ma che comunque nella zona potrebbe essere efficace. Un jig da 15 grammi. Vediamo se ci regala qualche sorpresa. Primo lancio con il jig. La cosa bella del jig è che si riesce a fare tanta distanza. Anche un jig da 15 grammi piccolo riesce a fare tranquillamente 30 metri. Non c'è tanto fondo, mi aspettavo di più. A portata di lancio saranno tutti 7-8 metri. Lo faccio scendere sul fondo sperando che non si arrocchi in qualche masso. Purtroppo si sa come si dice, chi non risica non rosica. Faccio il recupero classico del jig, lo faccio toccare sul fondo e poi alterno delle jiggate verso l'alto. Classico recupero del jig. Si muove molto bene in acqua, emette dei flash, dei bagliori, molto molto interessante, mi piace. Cerco di guadagnare ancora qualche metro sulla distanza forzando un po' il lancio e controllo anche la discesa. Di solito io conto quanti secondi scende, proprio 5-6 secondi. Per cui siamo intorno ai 6-7 metri. La cosa buona è che per il momento non ho impigliato sul fondale, che è già qualcosa. Essendoci tante rocce, anfratti, anche qualche banchetto di vegetazione sul fondale, l'incaglio è molto probabile. Non mi voglio portare da solo sfortuna. Ho delle buone sensazioni. Vediamo al tramonto come si metterà. 9 secondi di discesa, jig di 15 grammi. Sì, sono tutti 7-8 metri. Non di più. Il che non è male, perché comunque se ci sono dei pesci li troviamo a portata della nostra esca artificiale, anche se recuperiamo più verso le parti alte dello specchio d'acqua. Provo sempre a variare tipologie di recupero. A volte più lento e più veloce, con cercate, senza cercate, lente lineari. Non si può mai sapere qual è il tipo di recupero che piace ai nostri pinnuti. Mi piace davvero tanto questo jig perché in fase di recupero emette delle sbandate, delle vibrazioni, il nuoto
quasi zigzag, quasi un VTD a foglia morta, direi. Molto molto vistoso. Sì, si fa notare bene in acqua questo bagliore. E ovviamente emette anche delle vibrazioni che vanno a completare un po' quelle che sono le caratteristiche di nuoto dell'esca artificiale per essere riconosciuto dai predatori. Cerco di rallentare tanto l'azione di recupero per stare quanto più possibile come tempo a contatto con il fondo. Uno spot del genere deve pagare qualcosina. Qui è uno scorfanetto. Ci accontentiamo un po' di tutto. Allora, durante le mie battute di pesca tendo in continuazione a cambiare le esche artificiali per due motivi principali. Uno, se c'è un pesce, per non farlo abituare sempre allo stesso movimento, allo stesso tipo di recupero, alle stesse vibrazioni emesse dall'esca, allo stesso colore. E due, anche per non stancarmi, soprattutto quando utilizzo esche molto generose come i long jerk. Non per forza deve uscire il pesce, sicuramente l'obiettivo è rilassarmi un paio d'ore in pesca, godermi questo tramonto e godermi soprattutto questo bellissimo paesaggio che mi circonda. Di artificiale, ho innescato il Momotti 180, colorazione barracuda. Vediamo se ci porta il fratellino maggiore. Allora, stiamo andando incontro al tramonto e ancora una volta i jerk e i long jerk fanno da padrona in questo cambio di luce, sempre in cerca del barracuda. Due parole su questo spot che è capace di regalare emozioni davvero indescrivibili, soprattutto al tramonto si gode di un panorama eccezionale, di una tranquillità che io ho riconosciuto in pochi posti qui in provincia di Napoli e in Napoli città. Per cui ecco, è un posto che mi sento di consigliare davvero a tutti, anche per semplicemente rilassarsi o per praticare altre tecniche di pesca. Il fondale in questa zona degrada molto velocemente sotto questa scogliera e si raggiungono subito i 4 metri di profondità per arrivare a distanza di lancio, almeno
secondo una mia stima, per arrivare fino ai 7-8 metri massimo. Questo è il fondale, che comunque è un posto, un habitat che è capace di essere frequentato sia da pesci predatori, ma anche da altre categorie di pesci, altre specie, non per forza predatori. Quindi è un posto che si presta anche a praticare altre tecniche di pesca, come la bolognese, l'inglese, ma anche tecniche puff, pesca a fondo, dove si utilizzano ovviamente le esche naturali. Allora amici, siamo alle battute conclusive di questa nostra battuta di pesca. Spero che il video vi sia piaciuto e grazie a tutti per essere arrivati fino a questo punto del video, nonostante in questo, come in tanti altri video che ci sono sul canale, non ci siano delle grandi catture. Però tuttavia spero che i contenuti che propongo sul mio canale siano di vostro interesse, soprattutto per aiutare chi da poco si sta avvicinando, vorrebbe avvicinarsi a questa tecnica di pesca. In ogni caso vi ho fatto conoscere un altro spot qui nella zona di Napoli, e che dire, grazie a tutti di nuovo e noi ci vediamo il prossimo video sempre sul canale Planet Spin Fishing. Ciao ragazzi e alla prossima! Whoa!